Allora, buongiorno. Giorni fa un amico mi ha fatto vedere una cassetta piena di rottami e mi ha detto: guarda, devo andare a buttare giù la discarica. Tra i rottami, che per lui sono rottami ma in realtà non sarebbero tanto rottami, c'era questo. Questo è un male in peggio, è una martellina da edilizia, evidentemente molto vecchia. Va valutato quando si ha la fortuna di trovare un attrezzo del genere, perché così, visto così, è un rottame ovviamente. Ma i vecchi attrezzi erano fatti molto molto bene, generalmente erano fatti a mano ed erano forgiati, e l'acciaio di questi strumenti vecchi è difficilmente rintracciabile negli strumenti che troviamo oggi. A parte, ecco qua, per esempio questo è un paio di tenaglie, si vedono benissimo, sono state fatte a mano. La cosa importante è la qualità dell'acciaio. Sentite? Beh, io prendo la martellina di oggi, che ho comprato in un Brico Center. Questa è ferro, ferro, acciaio, qualcosa del genere, stampato. Avete sentito il suono? Allora, per sistemarlo, questo qui chiaramente va pulito, va solamente pulito. Tolto il manico, che quello andrà rifatto. Per pulirlo, niente di aggressivo, perché comunque abbiamo sempre tra le mani, una cosa antica che quindi dobbiamo preservare. Quindi con una bella spazzola, senza andare a esagerare tanto, la spazzoliamo. L'ultima mano poi, se vogliamo, ci diamo l'olio sopra e spazzoliamo con l'olio, vedrete poi alla fine quanto verrà bella. La pulizia si preannuncia più facile di quanto pensassi, perché lo strato di ossido, vedete già, guardate, rispetto a com'era. Vogliamo fare anche di qua, e facciamo anche di qua. Visto? Adesso c'è da mettersi di lena e pulirla meglio. Allora, riprendiamo la lavorazione. Straccettino che ci servirà per spargere l'olio, un po' di stracci nel laboratorio fanno sempre comodo. Allora, abbiamo visto che praticamente l'abbiamo pulito con la spazzola, l'altra volta è stato abbastanza facile, l'altra volta perché questo video chiaramente viene fatto in più giorni, nei ritagli di tempo, e la è stato abbastanza semplice da pulire. Adesso lo puliamo un po', sempre con la spazzola, con l'olio, per non schizzarci. Ecco, per non schizzarci facciamo questo lavoretto qua, che se no con l'olio ci riduciamo un disastro. Per adesso facciamo questa parte qui,
Questo è un sistema non aggressivo per pulirlo bene. E adesso via col trapano. Io direi che aumentiamo un po' la velocità, eh? È un po' lentina. Anche se io tendo sempre a lavorare le velocità più basse, perché sono quelle in dei conti più sicure. Però quando sei a velocità alta, sei a velocità alta. Ora. Massimo della velocità. L'altro lato. Guardate come si vede bene che è stato fatto col maglio, ci sono ancora tutti i colpi. Di solito si è partiti praticamente da un pezzo di ferro, forgia e maglio, e lo hanno fatto, come si faceva una volta. Con l'acciaio buono, e infatti si sente. Non come quelli che troviamo oggi, che sono praticamente stampati. Il suono che sentite di questa, non tanto della... Tito? Questo sì che c'ha acciaio buono. Io mi fermerei così, non c'è bisogno di andare oltre. Prima di tutto perché parliamo di acciaio che poi si riossida nuovamente. Poi è un oggetto comunque sia antico, questo avrà 50, 60, 70 anni anche, quindi non è opportuno andare oltre, anche perché veramente è inutile. Questo adesso lasciato così, che è ingrassato, sarà pure protetto da ulteriore ossidazione. Un martello ci sarà da risistemare qua. Non c'è bisogno di affilarlo perché questo serve per la pietra, non serve per tagliare legno o via dicendo. Quindi adesso verrà la parte più difficile, che è quella di rifare il manico, perché il manico suo, che è questo appunto, è un po' troppo corto, non sta nemmeno tanto malaccio, ma
Però partendo da questo dovremmo ricostruire un manico. No? Manico un po' più lungo, meno così e un po' meno malconcio. Guardate bene che è la prima volta nella mia vita che faccio un lavoro del genere. Ho cominciato oggi. Non ho mai scolpito o lavorato in legno con lo scalpello. Scalpelli ce l'ho perché è una eredità di mio padre, che mi ha lasciato una marea di attrezzi, di cui molti li ho regalati, perché chiaramente erano ovviamente ingombranti. Avevo una marea di scalpelli, gli unici rimasti, tutti gli scalpelli che avevo, sono questi due, che peraltro sono anche identici. Visto come è venuto bene l'acciaio, con l'olio? Adesso questo gli diamo una bella carteggiata.
Eccola. Una volta, oggi, per carità, questo si compra nei Brico Center, roba da poco, per gente come me. Magari un bravo muratore non va a comprare quello, ma di sicuro pezzi così non ne fanno più. Forgiati, i veri attrezzi da ferriera. Quando si usano poi un po' nell'acqua, il legno si allarga. Sono partito da un paletto di castagno. Il profumo del castagno è meraviglioso. Grazie e arrivederci.